Il Palazzo Ducale di Pesaro apre le porte a cittadini e turisti e lo farà da sabato 12 giugno grazie alle visite organizzate da Sistema Museo. La sede della prefettura entra così a far parte del circuito Pesaro Musei e i visitatori potranno scegliere tra due percorsi diversi. Quello ridotto, che permetterà di scoprire gli ambienti del piano terra, composto dal cortile d'onore, cortile della caccia, loggia del Genga e giardino segreto, oppure quello completo, grazie al quale sarà possibile accedere anche alle sale del piano nobile. Grandissima occasione, meravigliosa, perché, come ho detto poc'anzi, cade in un momento in cui il paese sta risorgendo e sta risorgendo anche dal punto di vista artistico-culturale. Quindi quale migliore occasione perché Pesaro possa inaugurare sin da sabato questo ciclo di visite che è destinato non solo ai turisti che ci auguriamo possano ritornare in questo meraviglioso territorio, ma soprattutto ai giovani e ai cittadini di Pesaro e provincia. Dicevo poc'anzi, il Palazzo Ducale per antonomasia, quello conosciuto, è quello di Urbino. Questo non che non fosse conosciuto, perché qui vi hanno soggiornato i Della Rovere, Malatesta, c'è stata la Borgia, Lucrezia Borgia. Però questa è un'occasione per far sì che possiamo anche su Pesaro avere un indotto storico-culturale, artistico-culturale di assoluto rilievo. Il mio sogno sarebbe quello di poter associare a questo percorso artistico, storico-artistico, anche un percorso artistico-musicale, perché così abbiniamo anche la paternità che a questa città ha dato Gioacchino Rossini e quindi poter fare veramente iniziare il nuovo ciclo, la nuova rinascita con questo binomio che io è un mio pensiero, un mio sogno, ma spero di vedere realizzato prima di andar via. Una straordinaria opportunità, il ritorno a visite regolari a Palazzo Ducale come diciamo benefit gratuito al biglietto di visita della rete museale della città, che comprende già Musei Civici, Casa Rossini, Nuovo Museo di Via dell'Abbondanza e Museo Nazionale Rossini, l'opportunità appunto di poter, diciamo, nei giorni indicati, quindi il martedì e il giovedì per delle visite più brevi al palazzo e il sabato per una visita, diciamo, completa anche ai saloni non solo di rappresentanza ma anche quelli che normalmente durante la settimana sono oggetto dei lavori della prefettura. Anche per questo ringraziamo particolarmente la disponibilità del prefetto per aver messo a disposizione gli spazi, quindi una grande offerta storica, artistica, perché diciamo, questi saloni sono bellissimi, sono affrescati, hanno parte delle collezioni museali della stessa città, e sono un'opportunità di incontro e di organizzazione di eventi incredibile. Un accordo innovativo fatto tra il Comune e la Prefettura, ovviamente in accordo con il Demanio, che è proprietario dell'immobile, e la Sovrintendenza, e che crediamo possa fare scuola anche a livello nazionale per tanti altri beni statali che sono ovviamente impegnati nella gestione degli uffici, ma che possono essere riaperti con una certa regolarità alle visite dei cittadini. Per maggiori informazioni o per effettuare le prenotazioni obbligatorie per accedere alle visite, sarà possibile contattare telefonicamente le segreterie dei Musei Civici e del Museo Nazionale Rossini, inviare una mail all'indirizzo palazzoducale@pesaromusei.it oppure visitare il sito internet www.pesaromusei.it.